guarda, è successa una cosa importante. Ci arrivano dei messaggi da fuori dall'Italia che ci dicono una cosa: che sui diritti non si tratta, non si media. Sulla domanda di diritti la risposta è sì. Non esistono forme intermedie, non esistono dosaggi nei confronti dei diritti. Questo vale per tutti i diritti, nostri, quelli di gay, lesbiche e trans, quelli delle donne, quelli delle persone senza fisso dimora, quelli delle persone migranti che abbiamo visto indecentemente dormire sugli scogli. Ecco, su tutto questo la politica deve sviluppare un istinto. Il diritto deve essere un istinto, non può più essere un tema di trattativa. Dobbiamo semplicemente dire sì. Da fare tantissimo in questi giorni. L'Empire State Building a New York è illuminato con i colori arcobaleno e così la Casa Bianca. In questo stesso pomeriggio a Londra le forze armate reali stanno sfilando insieme ai gay, lesbiche e trans al Pride di Londra. Tutto il mondo sta accadendo una rivoluzione in tempi brevissimi. In Italia invece ci attardiamo su formule peraltro già superate come quelle sulle unioni civili, ancora ci sono resistenze, ci sono inerzie. Qua al Gay Pride per fare un giro, siamo una coppia etero e siamo per pace, amore, tutti quanti. È importante venire al Pride a manifestare, sostenere i diritti civili e poi sappiamo l'importanza di venire al Pride qual è, quindi. Beh, per dimostrare il mio diritto civile ad essere come cavolo mi pare e soprattutto... Sono molto contento che abbiano riconosciuto questo diritto e dovrebbe essere così anche in Italia.